Siamo all'Hortus Urbis, nel cuore del Parco dell'Appia Antica, a due passi dal centro di Roma. L'Hortus Urbis è un orto portato avanti dai volontari. Abbiamo dei giorni in cui le diverse persone vengono spontaneamente a dare una mano e a fare la manutenzione dell'orto. Questo spazio è nato nel 2012. Un'istituzione, il Parco dell'Appia Antica, ha deciso di coinvolgere un'associazione per rivitalizzare un luogo che era abbandonato. È un luogo dove i bambini e le famiglie possono trovare un punto dove fare dei laboratori e iniziare a cambiare un po' l'approccio che hanno con un mondo complesso come quello in cui viviamo. All'avvio dell'Hortus Urbis hanno partecipato tante diverse realtà. Ricordo i giardinieri sovversivi romani, gli orti urbani Garbatelle, tanti altri orti romani che ci hanno dato un contributo, ma anche tante persone che hanno portato la loro esperienza e il loro saper fare. Per esempio Francesco, che è un falegname, che ha deciso di mettere a disposizione il suo know-how a diffondere quelli che sono appunto i suoi saperi per costruire panche, tavoli, sedie, aiuole. Quello che vedete non c'era, era tutto terreno brullo e con l'aiuto di tante persone questo spazio si è iniziato a costruire piano piano con i tempi della natura per arrivare a essere quello che è oggi e che potete vedere intorno. In quest'orto abbiamo delle piante un po' particolari, non è un orto come tutti gli altri perché è un orto con piante antico romane. Abbiamo sì piante che conosciamo tutti come la salvia, che è già conosciuta in epoca romana ed era la pianta della salute, da Salus. Ma abbiamo anche piante un po' più particolari, non è questa la stagione, ma per esempio abbiamo il coriandolo, che è una pianta che attualmente è diventata una pianta per noi esotica, invece era una pianta alla base dell'alimentazione dei romani. E abbiamo poi altre piante, sono le piante che abbiamo trovato dai libri di Plinio, di Columella, dagli scavi che ci sono stati a Pompei. Alcune sono comuni, come gli iris, che all'epoca dei romani erano molto utilizzati come fiori anche per i profumi. E abbiamo per esempio anche il tanaceto, che invece veniva usato per altri scopi. Quindi l'orto all'epoca dei romani era un insieme di fiori, piante edibili, cioè che si potevano mangiare, ma anche che potevano servire per la cosmesi oppure per la parte medicinale. Nell'orto abbiamo deciso di non utilizzare prodotti chimici, fertilizzanti, perché è un luogo dove le persone entrano a contatto con la natura, dai bambini agli adulti, e quindi è uno spazio dove abbiamo pensato che dovesse essere sicuro. L'Hortus Urbis è un progetto che vuole dimostrare che si può fare. Una comunità di cittadini, un'associazione può prendersi uno spazio pubblico e gestirlo. Nel nostro caso per fare delle attività didattiche, ma in tante altre parti di Roma questi spazi come questi qui sono utilizzati per coltivare delle verdure in cui la gente mangia. L'Hortus Urbis è un luogo che, come in tutti gli orti, si semina, si pianta, ma si raccolgono relazioni. Si creano delle connessioni tra diverse persone che prima non si conoscevano e magari avviano insieme un'altra esperienza, un altro modo di vivere, facendo un nuovo lavoro. Diamo il benvenuto a Silvia Cioli, architetto e cofondatrice di Zappata Romana. Che cos'è Zappata Romana? Zappata Romana era il nome di una mappa. Ah, ok. Quando abbiamo deciso di capire cosa succedeva a Roma nella gestione delle aree pubbliche abbandonate, poiché c'è stato un gruppo di cittadini a seguito di un progetto fatto insieme con la cittadinanza per un giardino pubblico, che un po' preoccupati alla fine del cantiere volevano gestire loro in prima persona questo luogo e noi non sapevamo bene che risposta dargli, se questo era possibile o meno. Okay. E conoscevamo le Jardin Partagé parigine piuttosto che Community Gardens londinesi, ma Roma
non sapevamo proprio cosa succedesse e invece per nostra grande sorpresa abbiamo scoperto delle realtà notevoli, una quarantina di iniziative di cittadini che si sono messi insieme per recuperare generalmente aree abbandonate nel loro quartiere, iniziando quasi sempre dal portar via la spazzatura, certo, per poi coltivare. E questa cosa ci aveva profondamente colpiti. Ti accede come? Cioè, se io volessi... Sono tutti luoghi pubblici completamente aperti, cioè sono una rivoluzione nella nostra città che è abituata all'abusivismo, dove le persone prendono magari un pezzo di terra, fanno un bel recinto e dicono questa è casa mia. E invece no, invece qui c'è uno sforzo di una comunità che restituisce migliorando un luogo a tutti quanti. Chi coltiva poi è molto attento. Anche perché è un all'inquinamento, lavoro importante, insomma, ci si mettono tante energie, ci si mettono soldi propri, fatica, certo, tempo. E quindi dopo Zapata Romana questo fenomeno all'improvviso tutti ne hanno preso un po' più consapevolezza che anche a Roma succedeva qualcosa. L'importante è che non si spenga il faro, diciamo, su questo genere di iniziative. No, assolutamente, è una cosa che va aumentando, è un po' anche una moda, ma ben venga. Ma certo, queste però sono le mode che amiamo, no? È una rete non solo di persone ma anche di animali, perché tanti insetti, soprattutto gli insetti, vivono bene in città, devono avere semplicemente il loro angolo dove vivere. Quindi questi fiori, queste erbe, le piante aromatiche, sono delle piante, sono dei piccoli ecosistemi che la natura mette insieme, tesse dei fili invisibili, e quindi una città grande anche come Roma può accogliere farfalle bellissime come il Macaone e tante altre. Però le coccinelle non le... perché vi sentivo prima che confabulavate. Le coccinelle secondo me ci sono, bisogna vederle. No, noi non siamo riusciti, noi abbiamo costruito le nostre insect house con i bambini, poi insomma in varie edizioni. Abbiamo visto che sono state colonizzate dalle api solitarie, ma le coccinelle che desidereremmo tanto avere, cioè noi desidereremmo avere più cenai. Ci pensa insetti, Gian Umberto, adesso me le porta lui. Infatti ora poi chiederò meglio. Tra l'altro le api sono in crisi, ma in crisi soprattutto sono in crisi soprattutto le api solitarie, non quelle da miele. Quindi questi luoghi sono perfetti per loro, per la loro vita e per aiutarli in questa loro crisi. Anche per i giardinieri, sono ben contenti perché gli impollinatori che vengono, sicuramente il giardino fondamentale ne giova. Grazie mille Silvia Cioli, grazie davvero. E adesso ci spostiamo con il nostro viaggio in Africa. Ma so che sicuramente Gian Umberto avrà qualcosa da raccontarci anche sull'Africa. Certo, Dei tuoi amici che vive in Africa. Esatto, gli insetti sono dappertutto, quindi qualche storia su di loro c'è sempre. Ce n'è una in particolare? Sì, ce n'è una, perché normalmente noi conosciamo i grandi mammiferi dell'Africa. Sì. In realtà l'Africa è il continente anche degli insetti. Ce ne sono di tutti i tipi. Ce n'è uno in particolare che si chiama il coleottero delle nebbie, che riesce a condensare la nebbia di uno dei deserti più aridi del mondo, che è quello della Namibia. Nel deserto ogni tanto c'è la nebbia, apre le ali, le sue elitre, e poi queste elitre hanno delle scalanature che imbrigliano le micro goccioline di nebbia e la fanno tornare liquida, e quindi lui può vivere, può bere nel deserto più arido del mondo. Ma incredibile, pazzesco. Queste atmosfere uniche che lasciano delle emozioni indimenticabili, quindi probabilmente è per questo che si parla di Mal d'Africa.